Professoressa De Simone, è possibile coniugare oggi la qualità del lavoro per i lavoratori con la competitività delle imprese, che è naturalmente richiesta per stare sul mercato? Beh, la risposta è difficile, nel senso che dovrebbe essere possibile, deve essere possibile, cioè per garantire la dignità della persona, e poi il convegno alla fine è dedicato a persone nel senso di dignità, occorrerebbero degli interventi che sapessero coniugare le due cose. E quindi non far prevalere solo la logica economica della competitività e competere su altri fronti, che sono la qualità del prodotto, la qualità dell'innovazione, insomma quello che gli economisti e gli aziendalisti dovrebbero fare, dovrebbero saperci spiegare e dare degli strumenti per riuscire a coniugare la dignità della persona e le tutele con la competitività dell'impresa a livello d'Europa, senza voler competere con i costi di un'economia come quella cinese, perché sennò vuol dire perdere già la partita e la dignità in partenza, a mio modesto avviso. Ci sono gli strumenti legislativi per andare incontro a questa esigenza dal punto di vista dello Stato, dal punto di vista delle regioni? Beh, la legislazione regionale sicuramente può intervenire agevolando, dando strumenti, appunto strumentazione di dettaglio, però io credo che sia una questione anche di cambiare un po' di mentalità, girare la mentalità e dire dobbiamo fare questo, cioè dobbiamo tenere insieme le due cose, se no stiamo continuando a inseguire su una china sempre più in discesa, sempre più scivolosa e non arriveremo mai ai costi ridotti delle imprese cinesi, per cui secondo me sarebbe una battaglia persa per i diritti ma anche per la competitività delle imprese, quindi per il paese poi alla fine.